Facciamo ancora la registrazione, vai. Ok, un secondo. Non mi fido più di tanto le statistiche. Mamma mia. Ok. Qualche minuto dopo partiamo. Devo. Tanto apriamo il gioco. Secondo. Audio, impostazioni audio. Vediamo un po', dai. Aspettiamo qualcuno. Vediamo come si vede. Qualcuno in chat commenta. Io leggerò le. Leggerò la chat dal cellulare. Aspettiamo qualche minuto. Vedere se qualcuno arriva. Un secondo. Facciamo così, va, conviene. Spero che vi piaccia. Ho detto 3 mesi, quindi aspettiamo ancora un po'. Bene, bene, bene. Vi piace come il film? Lo conoscete? Oggi iniziamo le fede dell'imperatore. Sarà. È uno dei miei giochi preferiti dell'infanzia. Vediamo un po'. Scrivete in chat se si vede, eccetera. Aspettiamo ancora qualche minuto, ho detto 3 mesi. Yeah! Può caricare anche su YouTube. Ne approfitto, dai.
Ti devi farlo ogni alcuni giorni, decidere quali giorni e fare giocare alla fede dell'imperatore. Più o meno a quest'ora. Quanto meno mi piacerebbe finire la prima parte oggi. Ancora qualche minuto. A tre messi iniziamo. Allora, spazio, cancella inizio il nuovo gioco. Ancora due minuti. La chat la leggo dal cellulare perché sto streamando da catturando lo schermo, quindi non posso leggere dal computer. Spero che si veda bene. Dai un minuto, iniziamo. C'è il sole qua. Bene, direi di iniziare, sono le tre messa. Ho detto che avevo iniziato tre messa. Oh! Da dove vieni, piccoletto? Non mi toccare! Ah! È un demone! Quale demone? Dove? La mia testa. Calma, demone. Cerca di non agitarti. Non ti farò nulla di male. Ma di cosa stai parlando? Aspetta, io ti conosco. Sei quel Billy Colagnoso. L'imperatore Cusco. Già, chi pensavi che fossi? Ah, lei non... lei non... Non assomiglia all'imperatore. Come sarebbe non assomiglio all'imperatore? Faccia così. E questo cos'è, un nuovo giochetto che fate voi paesani? No, non ci credo! Un film molto comodo. Il mio viso! Il mio bellissimo, bellissimo viso! Coraggio! Sono un lama puzzolette! Coraggio! Che schifo, la faccia da lama! Ma com'è successo? Sto cercando di ricordare, va bene? È inutile, ho il buio totale, non ricordo più niente! No, un momento! Di te mi ricordo. Mi ricordo di averti detto che avrei costruito la mia piscina sulla tua casa. E tu ti sei arrabbiato con me. E mi hai trasformato in un lama. Cosa? Questo non è vero. Sì, è vero. E poi mi hai rapito. Perché dovrei rapire un lama? Che ne so. Qui sei tu la mente criminale, non io. Cosa? Hai ragione. Ritiro tutto. Avresti troppa importanza. Adesso devo tornare subito a palazzo. Isma, quel suo, virgolette, laboratorio. Schioccherò le dita e mi farò restituire il mio vero aspetto. Ehi, tu! Non c'è tempo da perdere, andiamo! Filmone, filmone. Adesso regolo l'audio. Iha! Sì, dai, va bene, vanno bene. Spero che mi piaccia. Lo conosco abbastanza, l'ho completato io una volta. Yeah! È un videogioco dei primi anni 2000. Ovviamente cerco di raccogliere tutte le monete in questo gioco. Spero che si senta l'audio. Fatemi fare la prova. Si sente l'audio. Fatemi fare la prova. Si sente. Provato. Bene.
c'è anche... Premendo il tasto azione puoi rompere quei vasi rossi. Ok. Bene, ho voglia di sfasciare qualcosa. Iha! Com'era il tasto... Iha! Cioè 5 vite e se si perde si finisce il gioco. Parliamo con Forza, Paz. Voglio uscire da questo villaggio e da questo corpo per tornare a palazzo e realizzare Cuscotopia. Se non costruisci Cuscotopia da un'altra parte, non ti mostro la via del... Lui è... Non sei lui è faccia. Contadini. Allora non ti riporto indietro. Bla 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 bla. Troverò da solo la via del ritorno? Bla bla bla. No, è troppo pericoloso. Resta vicino alla capanna. Spero che mi piaccia. Sassi e pietruzze per segnalare le gocce letali. Bravo! La 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 la, tanto non ti sento. Hai i pidocchi, mi sa. E non prendere i soldi dei villici. I villici sono miei sudditi, quindi quelle monete sono mie. Bravo! Si ragiona così. Ti faccio vedere, così perdo una vita. Andando qua recupero la vita. Buona. E qua è limitata, come potete vedere è limitata. Va bene. Con loro abbiamo già parlato, idea di andare avanti. Qua c'è una casa. Se ti ignorano, premi il tasto azione per parlare. Mio fratello vive in città. Ha un coniglietto di nome Fluffy. Me ne ricorderò. Se avessi 4 palloncini, li userei per uscire di qui. Poverino. Le frecce per terra indicano le aree segrete. Per me è quello... Guarda quello come nella locanda. Lui sì che ha fame. Quale locanda? Mio fratello vive... Se avessi perso tempo. Andiamo dal nostro amico. Mio padre dice che puoi usare i tasti camera per ruotare la telecamera. Io non so neanche cosa sia. Andiamo a ucciderli, uccidiamoli tutti. Facciamo il salto più lungo della gamba. Ah no, non ho parlato. Aspetta. Pardon. Ecco, mo. Come faccio a tornare su? Ah, vero, che bello. Qua. Dimmi. Tu puoi saltare premendo il tasto salta, ma non riesco a trovare il mio tasto salta. Tu puoi saltare. Tu puoi scappare di qua. Ecco, tipo qua c'è, mi pare, un'area segreta. Oh, ho trovata. Spacchiamo questo. Qua c'è per salvare. Punto di controllo. Per salvare. Entriamo nell'area segreta. Uccidiamoli tutti! Yuhu! Via Cuscotopi. Uccidiamoli tutti! Dopo. Quando ero bambino mi piaceva tanto. Ok, uccidiamo, dai. Non sono obbligatori, ma ne approfitto. Bene. Abbiamo salvato, io direi di andare avanti. L'intenzione sarebbe di fare fino a 5 messa. Fino alle 5, perché dopo c'è Facce di Nerd, voglio seguire Facce di Nerd su YouTube. Giocheremo 1 ora e mezza. Se vi piace ditemelo, se va bene l'audio ditemelo. Tanto avrei giocato a prescindere questo gioco perché ci tenevo tanto. I primi livelli ovviamente sono facili, dopo saranno più difficili. Col tempo saranno più difficili. Punto di controllo. Spero che vi piaccia. Vediamo un po' la mica questo dell'altro. Questo disco solleva le colonne per formare le scale. Presto, prima che si riabbassino. Perché non li fai restare in piedi per bene quando premi il disco? Non dirmelo, sei tu il cervellone in famiglia. Ovviamente qua non è doppiato da Bissari e Cusco, ma da un altro doppiatore. Perché nel film era doppiato da Bissari, che è il Luca dei Luca e Paolo. Qua c'è la vita, che me non serve ovviamente. Andiamo avanti. Uccidiamoli tutti! Punto di controllo. Bravo Cusco, bravissimo. Andiamo dal nostro amico. Puoi aprire le porte posizionando il vaso sul disco. Premi azione e i lama prenderanno i vasi. Come sei arrivato così in fretta? Ehi, è un gioco. Non essere impertinente. Una spiegazione molto convincente. Punto di controllo. Lui abbia ovviamente il fratello di quella là. Simpaticissimi tutti e due.
qua è molto divertente come videogioco. Per caricare, premere il tasto carica mentre stai correndo. Raccogli le pozioni lama per ricaricare l'indicatore rosso. Sì, e se riesco a prendere 5 monete, il livello dell'indicatore aumenterà. È biologia la mesca. Non mi prenderai mai! Vuoi che lo faccia davvero, eh? Carino questo ragazzo. Allora adesso prendiamo prima le monete e dopo lo attacchiamo. No, le monete sono un po' strane. Ci sono le monete? Ci sono. Allora prima raccogliamo le monete e poi pensiamo lì. Questo video gioia è bellissimo. Ok, mi sa che le ho perse tutte le monete. Quando abbiamo trovato tutte le monete, viene fuori la moneta gialla. Moneta gialla che indica che abbiamo tutte le monete del livello. Addio per sempre! Apri le porte rosse, Cusco, con gli idoli rossi, Cusco. Ha senso. Bene, abbiamo tolto le monete e via di aprire la porta, Cusco. Cuscotopia, oh yeah. Punto di controllo. Adesso vediamo dove se ci faccia. Sì. Vediamo se c'è altre monete. Ah, dobbiamo buttare giù l'albero adesso. Ehi, Pacia, ma tu non lavori mai? Alla larga da quel vecchio albero, Cusco. È molto fragile. Molto fragile, poverino. Vuoi dire maccio? È vecchio, lascialo in pace. Forse lo farò, forse no. Niente carica intorno all'albero, capito? Non ho capito. Faccia, amico, vieni qua, dai. Facciamo due passi. Dove vai? Dove scappi? E si butta giù. Non buttarti giù, ti volevo bene. Si è nascosto veramente bene. Mi piace questo gioco, non trova Paccia nascosto bene. Allora, devi buttare giù l'albero, eh. Ovviamente niente mal di testa, perché è un cartone animato, giustamente. Ecco, ora mi ricordo che c'è un'area nascosta qua, se non sbaglio, infatti. E mi pare che c'è anche lo sacchiotto da raccogliere. No, forse no. Togliti di mezzo! Yeah! Prima morte del gioco. Ah sì, aspetta, forse c'era le vite in... C'era... Sta arrivando un lama! Per recuperare le vite, mi confondo, ecco. Oh yeah! Non so se voi ci avete mai giocato a questo gioco. Togliti di mezzo! Ecco, un altare segreto. Uccidiamoli tutti! Con i gatti non sono da uccidere, ma li uccido a prescindere. Ovviamente la vita reale non fatta. Spacchiamo tutto noi. Boom, baby! Un po' di allenamento. Ok. Benissimo, adesso andiamo. Prima andiamo qua. Ah sì, devo prendere l'idolo rosso, se non ricordo male. No, aspettate un secondo. Ah, e qua c'è lo sacchiotto. In questa zona troverai un orsacchiotto. Il mio orsacchiotto. Un orsacchiotto ti permette di continuare. Se quando muori ne hai uno, riprenderai dall'ultimo punto di controllo. Ehi tu, come sai tutte queste cose? Non ne ho la minima idea. Come risposta ci sta. Non so manco io perché sono qua. Siamo in due. Vedete? Adesso dovrei arrivare a prendere il peo. Oh! Mi piace. Quando ero bambino piaceva molto. Poi è abbastanza. Sto saltando, salto! Ma se non sono facili, ovviamente diventeranno più difficili. E lo sacchiotto, se perdi tutte le vite, ricominci. Dal punto dove hai salvato con i... Praticamente sono altre di testa. Un orsacchiotto ti permette di... Sì, vado. Spero che vi piaccia il mio videogioco. Adesso dobbiamo prendere l'idolo rosso di sopra. Uccidiamolo subito. Gli umani possono guardarsi intorno muovendo la testa, ma i lama devono usare il tasto guarda. Non hai niente di meglio da fare? Usa il tasto guarda per vedere l'idolo rosso sulla statua. Poi lo vedo lo stesso. Adesso dobbiamo mettere aspetta, non distruggiamo questo, che non dobbiamo niente. Dobbiamo mettere i vasi qua, dopo che si potrà raccogliere l'idolo rosso.
se farà successo e continuerà questo videogioco. Adesso intanto giochiamo, voglio fare una prova, spero che si senta. Quindi erano tre i vasi, pensavo di più. Raccogliamo le monete, se ne abbiamo raccolte in totale 55 dovremmo aver fatto. Simpaticissimo sono. Il mio sacchietto. No. Voglio raccogliere tutte le monete. Forza, voglio uscire da questo villaggio e da questo... Se no, non altro... No, la... E non ti villi... Il segreto lo raccolti tutto. Sto rifacendo velocemente perché non ho raccolto tutte le monete. Ecco, forse con queste monete che non lo raccolto. Faccio veloce. Tanto abbiamo messo chi 10 minuti a farcela. Ovviamente accelero i dialoghi. Premendo il tasto azione puoi rompere quei vasi rossi. Bene, ho voglia di sfasciare qualcosa. Faccio veloce. Ok. Buia! No, poi perché è tornato indietro? Se ti ignorano, premi il tasto azione per parlare. Oh, amico! Infatti. Mio padre di... Sì, mio padre dice che rompe. Punto di controllo. Che l'altra volta avevo completato tutto. Tu puoi saltare premendo il tasto salto. Sì, hai rotto. Io hai rotto. Cosa ti dice che hai rotto? Hai rotto. Allora, abbiamo trovato zona nascosta. Io direi di andare avanti. Se anche questa volta non riuscissi a trovare tutte le monete, ovviamente vado avanti. Ma lo faccio solo la prima volta perché... Punto di controllo. Mi sa che c'è dei bonus e... Questo disco solleva le... Non di... Sì. Punto di controllo. Puoi aprire le... Come... Ehi, è un gioco. Non essere... Hai rotto. Punto di controllo. Hai rotto. Per caricare. Sì. Cerchiamo di far veloce. Sì. Ma prima si prende le monete. Dopo lo si uccide. Dopo... Spero che si veda bene la live. Mamma mia. Si apro proprio su. Ok, spero tanto di raccogliere tutte le monete. Perché l'altra volta ce l'avevo fatta quando ho provato il gioco. Poi dopo. Ehi, Patch. Alla larga da. Vuoi dire. Beh. Forse lo. Niente. Sì, vabbè. Vediamo un po'. Come lo faccio off screen perché... Oh mamma, ma perché non è... Ah, ho capito tutto! Bisogna,
Perché ho convinto che... Aspettate, vediamo. Quello dello... Ah, non è quello dello sacco. Buia! Va bene. Ditemi quante monete ho, quante monete no. Andiamo avanti! Cerchiamo di non morire, please. Sono troppo bravo. Allora, vediamo un po'. Da una parte c'è quella con... Il mio zagliato! Sì, ovo. Simpaticissima, eh. Come sempre, tra l'altro. Vediamo se riesco a trovare tutte le monete. Oh, forse questa volta ce la facciamo, eh. Da che ho fiducia in me stesso. Mi sa che dopo vengono fuori 5 monete, o sbaglio. O se no, pace amen, perché magari dopo vi... Voglio solo provare questa volta, dopo continuiamo con i livelli giusti. Ho voluto rifare perché c'è... Vediamo quante monete... Se escono fuori 4 monete abbiamo fatto 100, vediamo. Oh, ce l'abbiamo fatta! Siamo troppo ghiandosi. Voglio dire... Che livello... Ci voglio fare. Adesso il secondo livello. Ovviamente. E adesso c'è... Ecco. Ce l'abbiamo fatta, andare avanti. Qua? Oh mamma mia, quasi cadevo. Vediamo un po'. Alla larga delle mie statue, lama! Indietro. Sono l'imperatore! Aprite la porta o farà pezzi le vostre statue! Iuhu! Un demone! Ma dove è un demone? Per vedi distruggere che... le statue sono... colpisci l'ex col calcio quelli. Frontale. I lama scalciano premendo il tasto azione da fermi. Proviamoci. Distruggiamo le tasse. Sì, le tue statue sono bellissime, le tue statue. Guarda che bello. Se vuoi distruggere le statue piccole devi colpire la X. Per effettuare il calcio karate, premi salta e poi azione. Se vuoi di... Se vuoi scappare da questo gioco. Va bene, ti apro la porta. Ma lascia... Ma lascia? Finisce la frase. Finisce la frase. Entriamo nella porta, nella porta. Uccidiamo i conigli. Sono obbligatorio uccidere i conigli. No, non mi piace uccidere i conigli. Mi dissocio dal mio comportamento. Qua si uccidono gli insettoni. Così. Ho perso una vita. La recupero dopo. Terminata l'operazione, corri attraverso la porta di vetratempo prima che si richiuda. Per la carica, schiaccia il tasto. Carica? Perché non lo dici? Questa sì che è un'idea fantastica. Eh già. Ovviamente qua è un po' tutorial più di livelli perché diciamo essendo un gioco che conosce i comandi diciamo. Sta arrivando un lama! Che veloce questo lama, ma quanto è veloce il nostro amico lama. Uccidiamoli tutti! Boom baby! Muia! Spero che ci sia anche una vita. No, niente vita. Ricordiamoci tutte le monete, che servono le monete? La 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 la, chihuahua. Hai qua, eh? Sono la segreta, no, col cavolo. Punto di controllo. I lama sono bravissimi a sputare semi. Per sputare un seme, prendi un po' d'uva. Premi guarda e poi azione per sputare. Cosa? Non stavo ascoltando. No, no, non ripeterlo, non mi interessa. Non fatelo a casa, mi raccomando. Simpatica nostra amica simpatica. Vediamo se c'è qualche moneta, non vorrei di no.
voi piace questo gioco. Ancora il tipo di prima, non riuscirai mai a farmi cadere antipatico, lama. Antipatico mica da ridere. Lo vedremo, contadinotti lagnosi. Tre sputi ben assestati dovrebbero distruggerti la bici. Non fate la cassa, mi raccomando. Vieni, non ti faccio niente, ragazzi. La semplicità. Ha di nuovo rotto il mio lama giocattolo. Ora ne prendo uno più bello, così impari. Oh no, cattivo lama, cattivo. Antipatico come pochi, Adesso andiamo a uccidere qualcuno. Non mi ricordo se è il segreto. L'avremmo già fatto. Gli obiettivi, c'era scritto gli obiettivi. Stiamo attenti ai segreti. Buona. Perché se ne perdiamo qualcuno perdiamo le monete. Punto di controllo. Poi c'era l'easter egg dei... uccidiamoli tutti. Ecco, lì c'è un segreto. Entriamo nel segreto. Boom, baby! No, niente, questo nuovo vita extra nel caso è perdessi. Dove torniamo per sempre. Uccidiamoli tutti questi insettoni che ci fate qua. Adesso c'è la corre, aspettate che raccolgo le monete. Perché le monete aumenta ovviamente il caricamento qua, per correre più veloce, eccetera, eccetera. Spero di riuscire a raccogliere tutte le monete subito. Ok, corriamoli. Fregati tutti, proprio tutti. No, sì, c'è la guardia. Vanno dietro di me, c'è una guardia. Sono tostissime. Stai parlando a un lama cintura nera. Io stendo quella guardia. Usa il calcio karate. Ricorda, devi premere il tasto salta e poi azioni. Ma che conigli sì, sono. Sì, sì, aspetta qui. Stendere quella guardia non sarà un bello spettacolo. Va bene, va bene. Stendiamoli tutti. Stendiamoli tutti, sti. C'è turno. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ho paura di aver saltato qualcosa. Ne avevo 55 monete. Vabbè, sa che vi dico che se ne frega. Un bel chissene, come si suol dire, no? Ah, uno è qua. Non mi dire che ho perso una moneta. Stendo quella guardia. Tac, tutte le monete trovate. Due sacchiotti. Odio gli scarafaggi rossi che saltano. Io li odio a prescindere. Colpiscili con lo sputo del lama. Io li odio a prescindere gli scarafaggi, rossi, verdi, blu. Però le meraviglie dello sputo di lama non cesseranno mai di stupirmi. Come detto prima, non ho fatto la casa. Bene. Come dicevano alla NBA, no, alla al wrestling, non ho fatto. Diamo un'occhiatina. Oddio, come pochi questi qui. Vado a prendere la vaita. Questa è meglio. Fregati tutti. Come sono bravo, questo gioco, avete visto come sono incredibilmente bravo. Diamo un'occhiata. Io devo prendere l'idolo rosso, non ci ho pensato. Non mi toccare. Ma quante sono morto, ma quante sono morto. Poi è bello perché compaiono anche Isma e Kronk. Però li uccisi, non era mio. Cioè, importante vince, per mi piace tutte le vite. Ti amo e benvenuto alla chat room di Bossoni. Ok, abbiamo finito anche questo livello. Forse riusciamo a finire la prima macro area. Andiamo avanti. Capitolo 3, monete 55. Ok. C'è la sfida con Kronk, no. Lo ricordate Kronk?
bravissimo. Mi state ascoltando, eh? Va bene, prendiamo le monete. Oh, c'è il nostro amico qua. Lo scampoletto del villaggio. Se avessi 4 palloncini, li userei per uscire di qui. I fantasmi odiano i conigli, ma i conigli adorano le carote. Ok, va bene. Banane nel fiume. Che altro? Questo non ci sta tanto con la testa. Le frecce per terra indicano le aree... Guarda quell'omone nella locanda. Sì, le stesse fasi. Se avessi voglia di te... Non si apre sta porta. Non si apre. Vediamo un po', vediamo un po'. Andiamo giù. Vediamo un po', ok. Ah, ho capito, devo prendere la pozione per diventare, cambiare forma. Perché in questo gioco si cambia anche forma, Cusco. Ah, ora mi ricordo. Praticamente non si vorrebbe aprire quella porta là in alto, mettendo i vasi nei posti giusti. Ah no, ero convinto. Ah ok, allora ho questo lato. Ho capito tutto. Anche là ero convinto. Ok. Ma è una segreta. Sto saltando, salto, guarda che salto. Boom baby. Boom baby. Boom baby. Boom baby, boom baby. Entriamo qua. Ah, vero, bisogna ucciderli tutti per avere le monete. Nel breve tempo, cioè uccidere i conigli non si fa, però qua si può. Oh, le monete! Monete, monete per moi! Tutte monete per moi! No, è sparita l'aria! È scomparsa! Stiamo attenti a non cadere! Hai visto? Ho provato a uccidere i conigli, però non si mangiano. Ah no, ma ero convinto. Si era aperta una volta la porta. Ah, ok. Vediamo se ho capito, però. Oh, ma vi decidete? Ah, forse così. Oh, ma allora ditelo, che non lo so. Dobbiamo prendere la pozione. La pozione. Aia! Aia! Boom, baby. Gli scaffali però si possono uccidere. Quelli sono odiosi, si possono uccidere. Ah, uccidiamoli tutti. I nostri adorati... Ah, ora mi ricordo! Ma intanto prendiamo le monete. Comunque l'ho già giocato questo sto gioco. Sto saltando, salto, guarda che salto! Oi boy, Cusco Topia. Sto saltando, salto, guarda che salto! Aspetta. Sto saltando, salto, guarda che salto! Prendiamo tutte le monete, mi raccomando. Diamo un'occhiatina. Per me c'è un'area nascosta qua. E infatti c'è. Prova la pentola col denaro prima dello scadere del tempo. Ma la sfida che mi piace tanto. Quindi c'è una con le monete. Poi io le uccido tutte. Ma sì, io sono uno che distrugge, chi se ne frega. Salto, guarda che salto. C'è la corsa da fare di... Allora, sto adesso. Ok, adesso prendiamo la pozione, diventeremo una bella tartaruga. Da qua che mi ricordo. C'è una moneta qua. Spero che vi piaccia questo gioco e bla bla bla. Ok, adesso abbiamo la carica e direi di cominciare. E vedi, mi sta prendendo la pozione. Diventeremo una tartaruga.
Fregati tutti. Ah, che beata, è vero, non è che cadevano per la... Sono stupido, è ovvio, sono stupido. Ok, io direi di iniziare da... a correre. Non sono un massimo nella corsa. Ce la faremo? Speriamo di sì. Ovviamente col tempo diventa più divertente il gioco, eh. Lo dico perché... Togliti di me! Ma no! Ma si può essere stupidi nella corsa? No, ve lo dico a voi, si può. È un videogioco divertente, perché è vero. Possibile che ho problemi con la corsa? Cioè, io poi! Io, un lama! Ho problemi con la corsa. Sì. Sono una tartaruga. Adesso c'è la corsa con Kronk. Spero di prendere tutte le monete. Un secondo. Vediamo. Manca 7 monete, 2 sacchiotti. Il mio sacchiotto! Forse l'ho cercato dopo. Ho dei ricordi vaghi. Se c'è la sfida con Kronk. Sei qui per la gara annuale del villaggio? Dio di sì, Kronk. Io? Gareggiare? No, non credo. Bene, perché se mi avessi battuto avresti vinto questo splendido trofeo. Kronk ha preso un altro idolo rosso. Ne avrò bisogno per uscire da questo posto ridicolo. Devo fare una prova. Una prova. Va bene. Poi la tengo accesa. Perché non l'hai detto, Kronk? Andiamo! Punto di controllo. No, io voglio anche prendere monete! Però è una bella arrampicata. Segui per la gara del villaggio? Ancora, piccolo amico? Sì. Perché io voglio prendere anche le monete, qual è il problema, Kronk? Non apre le monete col cavolo. Quindi io cadrò volutamente se non vedo proprio sotto le monete, ve lo dico. Sì, ma perché no? Dove sono i portantini reali quando ti servono? Sì, ancora fino a quando non tolte a cavolo di monete di fatto. Kronk antipat come quando devi adesso in poi. Vabbè. Perché voglio raccogliere tutte le monete, quello è il problema. Quindi cado volutamente, probabilmente, alcune volte. Perché voglio ricordare proprio tutto. Lo stretto è indispensabile, na 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 na. Mannaggia, chissà come mai ho voluto cadere. Farò costruire una scala mobile su questa collina. Dopo che hai corso il tubo. Ancora, piccolo amico? Forse. Mi sto rompendo questo gioco. Perché mi piace, bla bla bla, le solite cose che non... Il suo commento strano. Forse vorrei giocare la sera. Quando proprio non c'ho voglia di giocare. No! Ancora! Ci andrà ancora per le lunghe, sarò qui per la gara dell'anno prossimo. Ancora, piccolo amico? Ancora? Sì, dai, come on. Domando scudo. Domando scudo. Stancate con meno un po' che cosa. Che poi lui corre anche lento. Quindi sono io quello che non so perché. Dai che ce la facciamo. 55 monete devo raccogliere, spero di trovarlo. Oh. Ah!
Invece è vero, c'è una... Devo allentare... È una bella arrampicata. Ancora piccolo amico, sì. Ancora più. Tronk. Chiamato l'intelligente del villaggio. Quei amici intelligenti. Spero che si senta la mia voce perché... Con le cuffie... Con le... Vabbè. Non dice niente di che sta andando tutto bene. Devo rallentare là per raccogliere la moneta. Qua se non ricordo male. Oh dai dai. Ah, posso tornare indietro eventualmente, vero? Non ce l'ho pensato. Se no, pace amen. Non sono andato molto bene. Vieni, prendilo tu il trofeo. C'è anche la moneta. Buia! Punto di controllo. Ricade anche le passioni. Sono di nuovo un lama. Tra 3, 2, 1. Sono di nuovo un lama. Voglio vedere se ho dimenticato una moneta. Sì, la moneta di Bellisagnando, che bello! Non mi sa che lo facciamo veloce questo gioco. Farei una macro trama al giorno. Adesso andiamoci nel vero a questo posto. Okay. Dopo apparirà anche Isma. Ok, io direi di dire addio a Toto e cambiamo livello. Spero che vi piaccia. Oh, c'è Isma, che bello, proprio l'aspettavo così in una maniera che non avete idea. Proprio Isma l'adoriamo tutti, vero? Uno dei nemici più simpatici di sempre, dopo Ada, penso. Comunque, vediamo... Ah, ecco, c'è già una roba segreta. Vedi che mio occhio, mio terzo occhio. Qua devo uccidere tutti, sti qua. No, ma come faccio? Non ho raccolto monete. Mamma mia, come sono bravo, ma... Cioè, uno mi dice, sei bravo. Sono bravo in questo gioco. Mamma mia, quanto sono bravo. Vediamo cosa mi dice la nostra amica. Se vuoi uscire dal villaggio, segui mio padre. Ma non c'è le frecce, tipo... Non so, che indica la città, che indica il fiume, la montagna, la devo seguire, ok. Va bene, ti ascolto, che devo fare? Speravo nei cartelli, ok. Resta lì vicino, ma non farti vedere. Okay. Se vieni scoperto, ti ritroverai nella stalla più vicina. Vicina. C'è anche le mucche nella stalla? No. Stai indietro. Quando striscio, divento invisibile. Quindi diventerò un serpente, no? Se vuoi uscire, fai... Se vuoi uscire... Se vuoi Sei uscire, fai modo... Sì, vabbè. Ecco, ciao. Ti ho detto di aspettarmi alla capanna. Quale capanna? Io sono l'imperatore, vado dove mi pare e piace. Onesto. Se è vero, ma... No, onesto. Sul serio, resta nel villaggio. Ok, resta nel villaggio. È troppo pericolosa. No, ci sono scorpioni, giaguari e ragni. Aspettate un secondo, devo vedere una cosa. Stavo leggendo un messaggio. Ok. È quello che mi aspettavo da un contadino ciccione come te. Questa è body shaming, non mi sembra folle. Si dice robusto, non se cerchi di seguirmi saranno guai. Ok. Come vuoi, tonto. Scusate per la parentesi. Stavo leggendo un messaggio. Sono già nella stalla, secondo te. Ho trovato la moneta. La moneta. Eh?
Cusco, no, il Cusco sono io, Paccia. Questo è il livello più noioso. Perché mi sono tranquillo. Diamo un'occhiatina. Sta attento all'insettone. Sta attento all'insettone. Ho sentito che sto facendo facendo karate contro l'insetto. Io ti vedo, Paccia. Ciao, Paccia. Ti vedo. Smettila di seguirmi. Ora resta là, altrimenti... Mamma, scusate, stavo leggendo un messaggio. Ma sono stupido o no? Infatti mi da mangiare. Ho fame, fame. Vediamo un po'. Un'occhiatina. Non posso volare come le persone normali, no? Eh? Come? Che ne sono appena... Mi sono mosso un minuto! Un centimetro! Mannaggia te! Ciupa! Cosa devo dire? C'è l'insetto che va tranquillo! Spero che ti attacchi l'insetto! Va! C'è ancora qua! E chi? E come? Quando? Sto qua! Ma! Per favore! No, dopo mi vede! No, scappiamo! Non mi vede con il loro. Allora, mi spieghi il senso di tutto ciò? Tu mi dici, mi spieghi il... Vediamo l'obiettivo, c'è sempre 55. Guarda, sono nella stalla. Diamo un'occhiatina. Diamo un'occhiatina. Sono già nella stalla, sei contento? Vedi che sono nella stalla? Oh, bravissimo. Dopo c'è Isma. Buona. No. Comunque non possono più belli i livelli, adesso sono un po' monotoni. Però dopo sono un po' meglio. L'ho già completato una volta. Amici, ma soprattutto amici. Diamo un'occhiatina. Volevo vedere se c'era un'altra nascosta, però. Forse dopo. Lo posso mettere indietro comunque per controllare. Però poi mi ricordo che c'è Isma, quindi. Diamo un'occhiata. Perché bisogna battere. Ah, che ho trovato un'area. Vabbè, la 2 qua, perché l'altra era. Se mi ricordate. Oh, che bello, quanto mi piace. Diamo un'occhiatina. Non sa che. Oh, mamma mia. Chapeau proprio. Chapeau. Vedi? Vedete tutto pieno, vedete che ho raccolto tutte le monete e il peotto. Che da noi aveva chiamato peotto o sacchiotto, dipende. Io direi di andare a sfidare Isma. No, Isma. Cominciamo. Dai, vediamo un po'. Cusco, vediamo come te la cavi con le mie pozioni bomba. Che c'è da ridere lo stesso. No, non ti trasformeranno in una bomba. Che te l'ha chiesto? Ti uccideranno e così sarai morto. Di un'altra volta morto. Punto di controllo. Oh. Diciamo che questo è basilare come videogioco. Come i primi livelli sono così dopo. Vabbè, dopo c'è la giungla. La tua carriera di capo è chiusa, Isma. Sei spazzatura. Addio. Ecco, facendo, se non ricordo male, ecco, c'è Yester sono immagini, diciamo, preliminari del film. Preliminari del film dell'imperatore, questa è una scena. Qua il personaggio del fratellino, i disegni preparatori.
Qua abbiamo Kronk. E qua abbiamo un'altra immagine preparatoria al film. Io direi di continuare ancora. Proviamo magari ancora 20 minuti. Volevo fare fino alle 5. Non penso che lo riusciremo a finire nel totale. No, tutto è impossibile. Comunque io direi di continuare. Non so quanti siamo perché non riesco a vedere quanti spettatori ho. Non c'è scritto. Ma sono l'unico che sta guardando. Ecco, questa è stata la cosa più impressionante che ho visto. Vuoi scadare? Adoro scoiattolo. Che cosa vuoi? Ah, per me? Perché? Ora non so cosa dire. Gira al largo, dentone. Ti ricordo. Ah, qua c'è i ragni. Mamma, i ragni che compaiono di tanto. Ragni giganti. No. Vediamo un po' come era. Dopo ditemi se vi piace, eccetera, che lo porto. Vediamo, ascoltiamo. Aiutami, aiutami! Non vedo. Diventa buio, salvati! Che dolore! Quanto mi dispiace! Meno male che non ci sei. Vendicami! Per uccidere il ragno premi rotola o carica. Così cadrà sulla schiena e tu lo potrai colpire col salto d'attacco. No, attacco. È la cosa più assurda che abbia mai visto. La più assurda. Non è proprio la più assurda. Io direi di spaccare un po' i vasi, appena un po' di monete. Devo anche vedere le varie zone, diciamo, le varie nascoste. Ah, scusate, sono stupido. Capito, avete visto compare il ragno dall'alto? Ok, vediamo cosa che devo fare. Allora, qua mi si apre. Ci vorrà qualcosa da mettere qua su. Diamo un'occhiatina. Anche le uve le posso usare. Mi sembra qualcosa per mettere il punto. Quando ero piccolo c'era un paura a questi ragni. Vediamo un po'. Oh, abbiamo trovato tutti i vasi da aprire. Quelle vite lì appaiono soltanto se avevamo. Le vite arancioni da raccogliere compaiono solo se abbiamo perso una vita. Se non compaiono, ovviamente. Cioè, ovviamente. I ragni! Noi i ragni li mangiamo a colazione. Con latte e il caffè. Bene, sto qua un giorno intero per passare, dopo continuiamo. Scusatemi però. Io va bene così? No dai. Chiedo comando, domando scusa. Lo cacchio è, ok. Così va bene? Come audio? Andiamo avanti, tanto i ragni appaiono, Pensavo che non appaiono i ragni. Ma voi siete mi sa che li ho uccisi tutti, no, i ragni, secondo me. Vabbè, dopo c'è anche i palloncini, non so se in questo livello però. Sapendo i palloncini, insomma, dai. Ecco, voglio essere sicuro di non aver saltato qualche area. Andiamo avanti. Francamente dai, anche se non ci ho pensato adesso, non è obbligatorio completare al 100%. Beh, volendo posso tornare indietro. Ci vuole 5 monete da raccogliere, ok. Punto di controllo. Quel scoiattolo deve morire. Non sa che, con chi ha a che fare. Mi lancia le
Perché mi lancia le noci, non lo so. Le ghiande, non lo so. Allora, amicoli e amici, perché ci voglia una laurea? Boom baby. Ora mi ricordo di non riuscire a fare la statua. Che ricordo. Dai, vengo. Cioè, vedi, lui ha il passaggio. Quell'adorabile scoiattolo ha il passaggio. Cioè, io devo prendere la pietra, metterla sopra. Hai capito com'è la storia? Cioè, lui sì, ho capito io com'è la storia. Tante monete tutte per tutti, capito? Vabbè. Salviamo. Punto di controllo. Vediamo un po' il pannoncino. No, aspetta. Ti raccolgo le monete. Dopo. Hai finito. Aspettate che ho visto. Allora, io sono arrivato da lì, vero? Sì. Da lì è Picasso. Adesso bisogna prendere il palloncino. Non farli esplodere ovviamente. Perché questo rischio di esplodere. Muia! Andiamo a raccogliere i palloncini. I palloncini. La. Perché ci vuoi, insomma, facciamo sapere i degli. La. Guardate come pochi è il scoiattolo. Beh, piuttosto che Isma, ma io scoiattolo. Non si dice queste cose. Il nostro adorabile scoiattolo. Poi c'è l'adorabile palloncino. Oh, ma che gioco è rubare i palloncini? Me lo dai, dopo te lo riprendi. Che gioco stiamo giocando? Scoiattolo. Ma che gioco? Allora, amico. Ah, forse che è l'ultimo, allora. Ma poi l'ultimo livello, come lo ricordo, è difficile con le pantere. Una roba che non vi dico. Da prenderci un giorno intero. Cioè, lui sciallo, lui va tranquillo. No. Una guardia. Secondo. Sì, no. Perché vada bene l'audio, perché c'è un'altra. Bella giornata. Lo sai che da un momento all'altro arriverà un grosso ragno che ti mangerà vivo. Mangiato da un ragno? Sarebbe un privilegio. Non c'è tanto le rotelle a posto. Sì. Va bene. Cosa c'è? Restare impigliato in una tela non è il massimo per te? No. Allora, che mi dici adesso? Ah, d'accordo allora. Le guardie con elmetti rossi hanno gli idoli rossi. Sconfiggi la guardia se vuoi l'idolo rosso. Non fa una piega. Non c'è problema. Don't fall, mi don't fall. Nei paraggi. Prendi l'idolo dalla guardia e continua da solo. Io ho finito. Io ti darei il colpo di grazia, poi ti lascio mangiare i ragni che non fa i danni. Tanto lui non parla. Come sono bravo. Sì, mo vado, voglio solo controllare una cosa. Ho finito il livello perché ho perso, forse non lo so. Non ho trovato il segreto. Ma sì, sai che vi dico io. Lo faccio di nuovo, ma che se ne frega. Voglio il segreto di Pulcinella. Aiutami! Premi. Premo la droga. I livelli più belli di sempre. No, tanto ormai abbiamo capito come funziona qua, no? C'è i rani da uccidere. Bomba!
che non mi ricordo il segreto dov'è. Deve essere... Faccio veloce. Sto saltando, salto. Ok, io sono anche una persona che piace fare proprio tutto. Perché ho problemi. Vabbè, adesso che lo so, quando arrivo là dopo torno indietro e l'idea è quella. Perché nel segreto ovviamente troveremo anche il ghiaccio, il mio ghiaccio, quello è il problema. Penso che sia all'inizio, poi non vorrei dire sì. I ragni li abbiamo uccisi tutti lì. Sì, mi ricordo che... Mamma! Non mi ricordavo che c'era i ragni. Sì, ma dovevo ricordarmelo. Trovi l'idolo rosso per trovare l'idolo rosso. Trovi l'idolo rosso per trovare l'idolo rosso. Non posso mai tornare indietro, se no boh. Ovviamente qua non co... Sì, come vuoi tu, guarda. Come vuoi te, amico, amico degli amici. No, sono caduto. Sono caduto. Tanto nessuno dice niente, quindi io vado avanti. Avanti. Yeah, yeah. Non vorrei che forse ho capito qual è... Forse... No, ero convinto che... Vabbè. Forse... Vedete che forse ho capito dov'è sta la fregatura, il punto di controllo. Dov'è la zona, la zona segreta. Un secondo, mamma mia, mamma mia. Dopo, tutto dopo, tutto dopo, tutto dopo. Come minimo sto perdendo gli spettatori sotto. Non è che non andare, no, in quella... Boh. Perché per me... Boh. Amico, tua fiducia. E vieni a prendere, vieni a prendere. Vai! Non ti faccio niente. Dai, sarà più avanti, non penso che mi avrebbero messo prima la buona seduta. Yeah, yeah! Si può venire fuori il coso. Per vedere il messaggio sul l'est sbloccato. E amico, ci chiameremo amico dal... Ah, fregato. Ti ho fregato, ti ho fregato. Ora si vede abbastanza bene. Ah, che yes, yes. Anche perché non posso più tornare indietro. Sì, mo. Vai, francamente. Sì, guardato. Ti troverò. Yeah. No dai, non ce l'ho fatto finito.
fa niente, dai, non è così importante. Lo farò off stage probabilmente. Abbiamo fatto un'ora, io direi che si può fermarsi qua. Continuiamo la marinata pomeriggio. Spero che vi sia piaciuto. Sto provando nuovi giochi. Ok. Vai facendo due chiacchiere, vedi. Vorrei sapere prima di tutto se è piaciuto. Ma se tu vorrei sapere se è piaciuto. Mi si è frissato. Come mai si è frissato?